Innanzitutto grazie. E oggi la parola grazie sarà ripetuta diverse volte. E grazie perché siete venuti a un orario inconsueto, perché molti di voi avranno dovuto lasciare figli, occupazioni varie, a parte i pensionati, sto scherzando. Scusa. No, in realtà grazie perché è in effetti un orario, diciamo, non dei più facili. È l'ennesimo incontro pubblico che facciamo all'interno di questa idea di innovare e valorizzare quello che è il senso della festa di San Giuseppe. Siamo arrivati al preludio, il giorno prima della festa, e in qualche modo l'abbiamo voluto, è la prima volta che abbiamo deciso di fare un preludio alla festa di San Giuseppe. L'esigenza di fare un preludio nasce soprattutto da una questione fondamentale, che si scatenano talmente tante energie nelle ore, fino alle ore prima della festa, che non c'è mai il tempo per riflettere a mente fresca su quello che si sta facendo, e non c'è mai il tempo a mente fresca per dire un grazie a tutti quelli che si adoperano, che poi un'intera comunità che in forme e modi differenti dà un aiuto, lo dà nel momento in cui dona un prodotto agroalimentare, lo dà quando presta un'ora del proprio tempo semplicemente ad allestire un tavolo, lo dà quando presta la propria sapienza nel preparare i cibi, lo dà quando soprattutto si mette in discussione, che è quello che in qualche modo è accaduto in questo lavoro lento di 2 anni che abbiamo intrapreso. Ci siamo messi in discussione partendo da un presupposto. La festa di San Giuseppe ruota intorno al cibo come dono, però ci siamo accorti che col tempo il valore del cibo stava incominciando a perdere di senso, di valore assoluto. Vuoi perché non siamo più una comunità fatta prevalentemente di agricoltori, e quindi non produciamo direttamente i nostri prodotti, o non li produciamo tutti, o non li produciamo abbastanza, e capita anche che qualvolta andiamo a comprare questi prodotti agroalimentari che servono per fare la festa. Molte volte sono prodotti che non vengono nemmeno dai nostri territori, che non sono nemmeno prodotti con una agricoltura sana, che abbia rispetto dell'ambiente. Allora ci siamo posti l'idea di ripartire nuovamente dall'idea della produzione del cibo, cioè dell'autoproduzione dei prodotti agroalimentari che possono servire alla festa. La sfida, se vogliamo, è una sfida forse un po' utopica, cioè quella di arrivare alla autosostenibilità della sagra di San Giuseppe attraverso l'autoproduzione, che oggi può avere un significato quasi eccezionale, quasi sperimentale, ma in realtà è quello che si faceva 30 anni fa nella natura delle cose. Ma lo stiamo facendo partendo da un presupposto che vuole trovare nell'agricoltura sostenibile, nella qualità soprattutto dei prodotti agroalimentari che vengono coltivati e seminati, il punto di partenza. La qualità del cibo è un presupposto fondamentale che va nella direzione di un rapporto non soltanto di accesso al cibo di qualità, di un accesso garantito a tutti al cibo di qualità, ma è soprattutto anche un primo passo verso un ragionamento sulla sostenibilità e sui principi diciamo più legati alla salvaguardia dell'ambiente. Voi sapete benissimo che l'agricoltura negli ultimi 30 anni è una delle attività che ha l'impronta inquinante più alta in assoluto, paradossalmente. E forse noi dovremmo riflettere su questo e tornare ad un'agricoltura sana in grado di rigenerare la qualità dell'ambiente e fornire nello stesso tempo cibo e nutrimento di qualità per il nostro corpo, e renderci conto anche che noi siamo soltanto una piccola parte di un sistema molto complesso in cui siamo esseri compresi tra gli esseri del pianeta, umani compresi tra quelli delle piante, tra quelli che fanno parte della flora e della fauna. Quindi siamo soltanto una piccola parte, solo che la stiamo mettendo in discussione tutta, la stiamo mettendo in crisi. Allora arrivare a fare un piccolo lavoro su una sagra che è
uno strumento culturale che possa in un certo senso trattare i temi dell'autoproduzione, della sostenibilità, dell'agricoltura. È una occasione importante per aumentare la nostra consapevolezza sul cibo che mangiamo, sul cibo che produciamo. Per cui arrivare a dire che la Sagra di San Giuseppe incomincia a ragionare sul grano, che è uno, diciamo, degli alimenti fondamentali dell'alimentazione umana e soprattutto dei cibi che in un certo senso si preparano per la Sagra di San Giuseppe, è diventato un elemento centrale intorno al quale abbiamo costruito tutta una serie di piccole esperienze. Oggi siamo qui soprattutto per chiederci se quello che abbiamo fatto fino ad oggi in qualche modo è servito a qualcosa, o perlomeno quali sono i limiti delle cose che abbiamo fatto e quali sono gli elementi che possiamo migliorare sulla base delle esperienze concrete. Noi ci siamo accorti, per esempio, che il tempo è un elemento che è determinante nel momento in cui si ha a che fare con prodotti di alta qualità. Noi siamo stati abituati nel tempo a usare delle farine che in breve tempo si impastano, in breve tempo lievitano, in breve tempo ci danno un prodotto più o meno accettabile, ma che dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista salutistico, in realtà hanno dei grossi deficit. Non entriamo nel merito poi di tutte le ricadute appunto sulle malattie legate all'alimentazione. E ci siamo accorti che quando abbiamo incominciato a lavorare queste farine e questi grani, la prima questione che è venuta fuori è che, anzi, le prime cose che abbiamo ascoltato, dice: ma queste farine non ballano, cioè non si impasta, poi su pure un iure. Cioè, la percezione del nero è associata alla mancanza di purezza e quindi alla mancanza di quasi sia di qualità, e il fatto che non si impastavano era un fatto che non sono farine buone, perché non si impastano. Però ci siamo dimenticati, forse i nostri nonni o i nostri avi in realtà avevano più tempo nella lavorazione di queste farine, e la lunghezza del tempo e la quantità d'acqua, è bastato semplicemente questi due ingredienti, hanno permesso praticamente di riscoprire una qualità delle farine e una qualità soprattutto delle paste che è evidentemente più alta, forse, poi ce lo direte voi, di quanto non lo fosse negli anni precedenti lavorando con delle farine di cui non conoscevamo nemmeno l'origine. Ancora una volta il tempo l'abbiamo misurato nel momento in cui Rocco è impazzito, quando stava lì e vedeva che questo grano, lo grano stumpato, praticamente passate le prime 3 ore che di solito servivano ed erano sufficienti per cuocere il grano, questo grano rimaneva duro. Paradossalmente il grano cappelli, setacciato in una certa maniera, ha bisogno di un tempo più lungo per essere cotto. Tant'è vero che oggi, che quest'anno il grano è arrivato con qualche ora in ritardo tra, diciamo, le varie impregazioni, però cos'è accaduto? Che l'allungamento del tempo della sua preparazione paradossalmente è coinciso proporzionalmente all'innalzamento della sua qualità. Per la prima volta abbiamo sentito dire: quest'anno il grano è digeribile. Anzi, abbiamo sentito forse la cosa più intrigante, che non pizzica e soprattutto lo sento in bocca, cioè avverto la presenza del chicco, cosa che prima degli altri anni è accaduto che arrivava una sorta di mappazza, una sorta di pappa omogenizzata di cui poi te la mangiavi per devozione, te la mangiavi perché comunque non potevi tirarti indietro, perché molte volte non si ha nemmeno il coraggio di dire quando le cose vanno male che stanno andando male, perché si sa che c'è un lavoro comunque, no, faticoso dietro, per cui non puoi dire lo butto sapendo che ci sono state 50 cristiane che sono state lì a prepararlo. Però ci siamo accorti che c'erano dei piccoli, no, difetti nella preparazione. Ora, tutte queste faccende qui, in un certo senso, ci hanno aiutato a riflettere appunto che ci sono degli elementi fondamentali per parlare di qualità. Per parlare di qualità bisogna avere rispetto delle stagionalità, dei tempi, delle lunghezze dei tempi, accettare anche avere la capacità di accettare la diversità, cioè il nuovo, che paradossalmente il nuovo non è esattamente, ripartire sul nuovo significa ripartire forse a ricomprendere quello che è stato diciamo il passato, l'antichità, però non è una questione folcloristica e romantica. Qui si sta parlando soprattutto di biodiversità,
Cioè, per la prima volta abbiamo incominciato a dire che la farina per fare le zeppole non è la stessa farina che usiamo per fare il pane, che non è la stessa farina che usiamo per fare la massa. Quindi, in un certo senso, abbiamo cominciato a capire che ogni grano ha delle sue specifiche attitudini in base a delle sue caratteristiche. Quindi, in un certo senso, qualcosa in più rispetto agli altri anni è accaduta anche in termini di consapevolezza. Dall'altro campo abbiamo incominciato anche a fare un ragionamento sull'autoproduzione, no? Da quest'anno abbiamo iniziato a piantare un ettaro di terra che è stata data in comodato d'uso per preparare i grani che andremo a utilizzare per produrre le farine dell'anno prossimo. Ma la catena della produzione non prevede soltanto una preparazione del terreno, una giusta piantumazione, una giusta qualità del seme, ma prevede anche una giusta semilavorazione del prodotto prima che esso venga amalgamato con gli altri. E qui la sintonia che si è creata, la bellezza della rete, no, dei saperi che si creano nei territori, la dobbiamo a Casa delle Agricolture, che con il mulino di comunità è stata in grado di non soltanto seguirci e darci tutta una serie di importanti nozioni, no, dal punto di vista della produzione agricola, ma anche e soprattutto della trasformazione. Ora, a questo bisogna poi aggiungere anche altro, no? Abbiamo cercato anche di aumentare il portato culturale della festa di San Giuseppe, associando anche punti di vista nuovi e inediti, no? Cioè, quest'anno sperimenteremo una performance teatrale fatta da Stefania Semeraro più tardi all'interno della cripta, che veicolerà nuovi messaggi di significato intorno alla sagra di San Giuseppe. Abbiamo con noi Matteo, che è l'artista, Matteo Lucca, che ha portato le sue opere, Gli uomini di pane, che potremo poi visitare proprio più tardi con l'inaugurazione della mostra. Abbiamo deciso di fare l'inaugurazione il giorno prima della festa, proprio per permettere a voi, che durante il giorno della festa siete tutti occupati dietro ai gazebi a dare una mano, di comunque vivere un po', no, dell'anticipazione, quindi almeno l'inaugurazione farla insieme. Dopodiché, quando abbiamo detto facciamo l'inaugurazione, c'è la performance teatrale, si sono ributtati nuovamente a lavorare tutti per preparare, e degusteremo poi subito dopo la performance di Stefania i panini con il pane di San Giuseppe con i pipi russi. Con la vincia della Divinanzane, tonno e la quantità, ecco, e tra le cose e i dolci calmi e vino. Quindi la sagra è partita. Ecco, quindi in un certo senso io ho voluto fare un semplice riassunto e poi lasciare la parola soprattutto a voi per sapere, perché oggi questo incontro è un incontro più di scambio, no, di riflessioni, un po' come abbiamo fatto per tutti gli altri incontri, quando abbiamo incontrato i fornai, quando abbiamo incontrato il pasticcere, quando abbiamo incontrato la comunità per decidere come intraprendere questi percorsi, se intraprenderli, se siamo pronti. Cioè, ci sono stati degli errori e ci saranno comunque, però bisogna anche capire come ripartire per l'anno prossimo. Io mi taccio, lascio la parola al sindaco e poi avremo qui una persona che non vedo, che è Gianluca Palma, che sarà il moderatore di questo talk aperto tra di noi. Okay. Bravo Mauro, mi ha scontato questa bellissima apertura. Io non entro, tanto buonasera a tutti e grazie di essere venuti, giusto per riprendere il grazie che anticipava Mauro all'inizio. Saluto gli ospiti, Matteo Lucca. No, Stefania non è, anche se ti possiamo considerare ospite, sei diventata cittadina leccese, vabbè. Ma sei sempre nei cuori sancastianesi. E Mauro ha dato una splendida spaccata diciamo, dal punto di vista tecnico, no? Di cos'è questo progetto Ruralia. Progetto Ruralia che nasce operativamente l'anno scorso, ma diciamo nasce un po' di anni fa,
perché loro con i laboratori questa attività insieme, diciamo, non solo all'amministrazione di San Cassiano ma anche alle altre amministrazioni comunali dell'Unione hanno portato avanti in altre, diciamo, ricorrenze anche, diciamo, religiose e non solo, proprio per valorizzare territorio, prodotti, tipicità, qualità dei prodotti, produzione dell'ambiente, perché poi rientra anche quello, non solo, diciamo, nella sagra che stiamo facendo, che abbiamo fatto l'anno scorso, ma anche, diciamo, in altre manifestazioni che voi fate. E abbiamo creato questo connubio già dall'anno scorso, che poteva sembrare solo un connubio così di facciata o, diciamo, strumentale e logistico, no? Di supporto logistico all'evento Sagra che raggiunge la 43esima edizione, questa a dimostrazione che è una manifestazione sentita dal popolo sancassianese. Prova ne è che ci sono già in questa sala generazioni diverse, no? Che magari poi mancano i ragazzi che hanno partecipato pure alla distribuzione, o i bambini che hanno partecipato alla distribuzione, o i ragazzi hanno partecipato all'allestimento del falò o all'allestimento, diciamo, degli stand. Diciamo che è l'evento culturale sancassianese più sentito. Prova ne è appunto 43 anni. Chi viene da fuori dice: come fate a mantenere per 43 anni questa manifestazione con... Ed è una manifestazione che cresce di anno in anno, no? Non solo dal punto di vista di quello che si produce, si distribuisce o si riesce a fare anche sotto l'aspetto dello spettacolo, eccetera, ma grazie anche alle idee vostre stiamo, no, andando avanti anche sotto altri aspetti, Mauro, bellissimi. E per un certo senso si sta ritornando al passato, lo dicevo in altre occasioni, perché proprio questa sagra nasce, no? Come dicevi tu all'inizio, il dono del cibo. Infatti la tavola o le tavole di San Giuseppe non erano altro che la donazione da parte di alcuni devoti verso San Giuseppe di 13 pietanze a 3, 5 o 7 o 9 o 11 o 13 persone, diciamo, generalmente le più povere del paese, si donava questo cibo. Negli anni 75-76 questa usanza, questa tradizione a San Cassiano si stava perdendo, mentre in altri paesi, magari Uggiano, Minervino, Giordignano, sono riusciti a mantenere, lì si arriva a fare decine e decine di tavole a livello dei privati. San Cassiano si stava perdendo. Hanno pensato bene queste amministrazioni di allora di portare all'esterno le pietanze della sagra e distribuirle gratuitamente. Infatti per anni questa sagra è stata, diciamo, una sagra anomala, non era una sagra, è stata chiamata sagra, ma non era in effetti una sagra, era la donazione ai sancassianesi e non soltanto ai sancassianesi dei piatti tipici della tavola di San Giuseppe. E nei primi anni fatti effettivamente con diciamo, le provviste raccolte casa a casa, il grano, i peperoni, i lupini, l'olio, i cipollotti e via dicendo. Si faceva in piccolo, ma solo ed esclusivamente con i prodotti donati dalle persone. E poi grazie alla manovalanza diciamo, dei cittadini sancassianesi si trasformavano in cibi che venivano, diciamo, distribuiti gratuitamente. Poi è diventata anche un evento culturale spettacolare, cioè di spettacolo con l'abbinamento di evento musicale e via dicendo. Beh, oggi, grazie a voi, è da 2 anni, stiamo un po' tornando al passato, proprio da quest'anno, non tanto l'anno scorso, ma da quest'anno, cioè l'idea di arrivare all'autoproduzione, che ha come obiettivo principale, diciamo, primario, quello di distribuire, di produrre, di portare, diciamo, all'attenzione i prodotti tipici, genuini, biologici e via dicendo. E dall'altro lato io da amministratore guardo anche l'aspetto economico, perché questo, se arriveremo all'autoproduzione del grano, dei lupini, dei peperoni e via dicendo, beh, un minimo di risparmio per la comunità sancassianese ci sarà sicuramente. Non vi nascondo che negli ultimi anni, mentre fino a 7-8 anni fa il grano veniva stumpato nei mortai da gente che sta qua dentro ancora, grazie a Dio, e negli ultimi anni bisognava comprarlo perché non c'era più quella, non volontà o voglia, o non c'era proprio il tempo materiale o le forze naturali per fare, diciamo, quell'operazione che
era un'operazione abbastanza, diciamo, pesante. Si partiva 10 giorni prima a pestare, a stompare su grano in mortaio dietro alle accese, e occorrevano due persone, diciamo, belle forzute per portarlo nei luoghi di lavoro, che venivano anche quelli donati dalle persone, perché c'erano una quindicina di famiglie a San Cassiano che ancora oggi hanno quei mortai tradizionali con l'asta fatta in legno di ulivo, perché doveva essere, diciamo, dura e ben levigata per poter fare correttamente e perfettamente, diciamo, la stompatura dello grano. E quindi, ecco, questo è importantissimo, tornare un po' a riscoprire i prodotti tipici nostri, il grano tipico nostro, effettivamente. Loro, è logico, no? Gli operatori erano allarmati, perché facevano una brutta figura, stanno. Le signore impastavano la massa. Non esse la massa, non riuscivo, facevamo la massa. Lo dico così in maniera dialettale, proprio per far capire, no? Un po' di rancore, di rabbia che avevano questi signori che preparavano il grano, cioè non facevano brutta figura. Invece no, andiamoci piano, noi ci siamo un po' dimenticati, come diceva Mauro, di come certe qualità di grano, certe qualità di farina dovevano essere, diciamo, maneggiate, lavorate. Eravamo, diciamo, abituati ormai a cose molto più facili e semplici, però alla fine, ecco, quello diranno loro sicuramente, i risultati ci sono stati e ci saranno sicuramente, e questo, diciamo, è da apprezzare sia per il lavoro vostro, ma anche e soprattutto per il lavoro svolto dall'associazione Abitare Caduti, perché insieme all'amministrazione ci ha creduto in questa, diciamo, non vuol dire, in questo miglioramento dell'evento Sagra di San Giuseppe, e che la fa ritornare ancora di più, Mauro, la Sagra dei San Cassianesi, perché quando arriveremo effettivamente all'autoproduzione, allora effettivamente, no, cioè, l'Ucrano Meo, i lupini mei, i pipirussi mei, stati distribuiti, non sono quelli che purtroppo dovevamo acquistare per preparare le pietanze, e quindi ritorna ad essere, no, l'evento popolare, l'evento dei San Cassianesi. Basta che non arriviamo al sovranismo. Che poi... No, mi conosci bene su quelle cose, no? Sono fortemente orgoglioso di essere San Cassianese, quindi guai, nostri, noi guai ce ne tocca San Cassiano, anche se sei mezza bodrognese. Però non arrivo a quello, no, onestamente. Però un pizzico di orgoglio, no, nelle potenzialità, nelle qualità della gente San Cassianese, beh, ci deve essere, anche perché quello è, Mauro, no, lo stimolo a continuare a fare quello che si è fatto per 40 anni e a migliorarsi. Ecco, ritornare un po' alle radici forse fa bene appunto perché ci aiuta ad andare avanti e a continuare su questa strada. Io mi fermo perché sicuramente loro avranno da dire, diciamo, qualcosa sotto l'aspetto di aggiungere sotto l'aspetto tecnico quello che è stato quest'anno, diciamo, questo cambiamento, no? Nella preparazione. Io non me ne vogliono gli altri, cito Rocco De Iago, che è stato bravo a coniugare, no, la volontà al lavoro dei soliti addetti ai lavori della Sagra, proprio a livello materiale, con noi dell'amministrazione, ma soprattutto, no, con le idee vostre, perché dobbiamo essere onesti, non era facile, no, in una cosa così radicata per anni, arrivare, no, a fare questo impatto, cioè, tocca facciamo così. Dobbiamo dare atto che sia Rocco che tutte le altre, no, effettivamente. Quindi non ho sbagliato a dire, no, che, ecco, quindi erano un po' scettici, un po' tutti, cioè, che sta facendo quest'anno, anche con i vassoi biodegradabili da distribuire, cioè, come facevo, portavano grano caldo qui. Io l'ho portato a casa. Alla fine anche quei vassoietti, sì, bellissimi, con quel messaggio lanciato lì sul vassoietto, hanno retto e siamo andati avanti. Quindi, cioè, è bello pure vedere, no, questa apertura da parte loro nell'accogliere nuove idee, che poi sono le idee tradizionali, e portarle avanti, perché penso che in questo modo si riesce a mantenere una tradizione così forte, bellissima e radicata sul territorio. Grazie. Buonasera, sono Luca, vengo da Bodrum, quindi per me
bello, io dico che da una parte è interessante perché c'ha pochi metri e pochi chilometri e questa atmosfera diciamo non si respira, ma per un tipo d'ugno venire però pochi chilometri possono veramente anche cambiare il punto di vista, quindi io oggi da esterno, se posso usare questo, farò qualche domanda a voi del posto, prestando sempre attenzione a non essere troppo, diciamo, no? A non guardare solo dal di San Cassiano. Quindi siccome abbiamo la fortuna di avere qui il professore Franco Mirico, che ha insegnato per 40 anni all'Università del Salento, sociologia del territorio e delle migrazioni, e ha avuto il piacere di portare un po' delle sue pubblicazioni che parlano delle tavole di San Giuseppe, io vorrei magari 5 minuti, se ha il piacere, di dirci cosa accade nella zona di Luciano, Casa Massella, Giordignano, perché già si possono notare alcune piccole forze differenze importanti. Prego professore, se vuoi dire. Vorrei adesso? Sì, magari vediamo già con un occhio dall'esterno che cosa ne pensi. Va bene, io non sapevo qui a San Cassiano, intanto buonasera a tutti, non sapevo cosa c'era, ho letto sul giornale che c'era questa iniziativa e non sapevo cosa fosse, né sapevo lo spirito dell'iniziativa. Sono venuto solo come ospite e ringrazio dell'ospitalità che mi avete offerto e della parola che mi date. Io stasera voglio solo portare qui a San Cassiano a conoscenza il fatto che noi in quel di Luciano, ma nei paesi anche vicino Luciano, Giordignano, Giugianello e Vignarino, abbiamo pubblicato con l'apporto, con l'aiuto della provincia alcuni anni fa, 8 anni fa esattamente, 9 esattamente, un libro, Il Lago di San Giuseppe, con un CD collegato in cui c'è tutta l'immagine e la narrazione di come si preparano le tavole a livello tradizionale e come si preparano le tavole a livello tradizionale. Questo libro è stato pubblicato negli anni passati da Comuni, ed il libro ha avuto una certa diffusione negli anni passati. Il libro è firmato da me, Franco Mirico, che ho insegnato un'altra materia, non antropologia, però il libro è stato preparato con la collaborazione di antropologia di Lecce, Eugenio Andriani, il professore del collega Eugenio Andriani, e con antropologia di Salerno, il professore Enzo Esposito. Quindi è un libro fatto con i visti scientifici dell'antropologia che ho cercato di coordinare e di curare in un convegno 8 anni fa. Questo libro, qual è il punto di questo libro che noi vogliamo ribadire? Intanto la tradizione di San Giuseppe non deve essere assolutamente devastata come a volte in alcuni piccoli comuni c'è stato il tentativo di devastarla. E scusate se c'è stato di devastazione e che questo è il termine più appropriato. Io per esempio ho condiviso poco alcune spettacoli fatti a San Giuseppe che a volte si rischia di fare a Giordignano e alcuni spettacoli a San Giuseppe che si è rischiato di fare a Minervino, no? Con la tavola in piazza o con la tavola d'estate. La tradizione di San Giuseppe o si mantiene fortemente radicata nella tradizione facendo quello che voi condivido perfettamente, la linea che avete espresso prima, oppure lo rischiamo di rovinare completamente e di mandare all'aria una tradizione secolare che potrebbe portare in questo territorio contributi notevoli. Perché noi riteniamo, secondo punto, che questa tradizione, se noi riusciamo a mettere insieme le forze, questo è il messaggio che lancio, di Giordignano, di Uggiano, di San Cassiano, di Minervino, molto facilmente questa tradizione di San Giuseppe può diventare un luogo e uno spazio culturale, economico, sociale e soprattutto anche agricolo e così via, per un rilancio di questo territorio. Su questo dobbiamo puntare. Da parte mia, piena disponibilità, ve la offro di piena disponibilità a questo progetto, che già, per la verità, 8 anni fa avevo tentato di avviare quando era assessore provinciale, presidente Pellegrino, assessore provinciale della Manieri. Allora era con la senatrice Manieri che cercava di fare questo rilancio, ma poi dovettimo fermarci perché ci furono dei contrasti comunali, perché spesso scattano i meccanismi dei contrasti comunali che bloccano le cose. Quindi primo punto, mantenere la tradizione così com'è e come è stata negli anni passati, questo è il punto fondamentale, perché se noi vogliamo attirare qualcuno, compreso il turista, da noi, o offriamo una tradizione reale o ci offriamo una tradizione mischiata
che è solo spettacolo, con prodotti non genuini, evidentemente sbagliamo completamente. Noi abbiamo nel Salento rilanciato il Salento solo nel momento in cui siamo rivolti al passato. Un altro punto voglio dire, credo che sia importante questa collaborazione e soprattutto tener conto che in ogni paese si svolgono tradizioni un poco differenti e quelle vanno mantenute e vanno valorizzate. Noi, ad esempio, Uggiano, noi stiamo cercando come prologo, faccio parte anche, parlo anche a nome della prologo del mio comune, non sono il presidente ma sono uno dei componenti del direttivo, faremo l'anno prossimo, sicuramente rilanceremo, lo stiamo già facendo negli anni passati, rilanceremo le tavole San Giuseppe così come sono oggi, cercando di integrare con le tavole quelle familiari, dove ormai a Uggiano la sera di San Giuseppe, quando capita soprattutto il sabato, nelle case non si riesce a entrare, bisogna fare le fila per entrare nelle case. Noi vorremmo realizzare non più di 2 o 3 tavole, diciamo, di carattere sociale, chiamiamole tavole di comunità, che una la fa per esempio già nella scuola materna, ed è una cosa bellissima, questo lo voglio ribadire perché può essere una via da seguire. I bambini a scuola materna di Casamassella e di Uggiano preparano ogni anno una tavola e sono le bambine e i bambini di 4 anni che imparano a fare di vermicelli, di panfacioni, i prodotti vari, i fritti, le cose varie che si fanno a San Giuseppe, no? E questa, se noi facciamo questo lavoro nelle scuole, questa tradizione non solo viene mantenuta, ma sicuramente potrà proseguire anche i prossimi anni. Questo è il secondo punto su cui bisogna puntare a collaborare, con l'agricoltura, con le scuole e mantenendo quella tradizione. Questo è l'unico punto che voglio fare. Il libro, concludo dicendo che nel libro ci sono 5 saggi, c'è il CD, il DVD insomma, che è stato preparato, e il libro purtroppo ormai è quasi esaurito, devo dire, sono rimasti sì e no una decina di copie, in ogni anno le diamo a chi lo vuole comprare a un prezzo molto economico nel gazebo che facciamo a Uggiano. Tutto questo volevo dire, nient'altro, vi ringrazio dell'ospitalità. Grazie. Quindi allora da Giovanna Chiesa, uno degli attori, no, coinvolti in questo processo, diciamo, anche in questa piccola filiera che si è creata molto interessante, le farine vengono vengono fornite da Casa delle Agricolture, vedo qui Rocco, Donato e Tiziano, e io vorrei chiedere a Donato, a Tiziano, insomma, qual è la vostra riflessione su questa, sull'atmosfera, su quello che avete vissuto magari anche in sinergia con i ragazzi della Pilare e del Parco Paduni, insomma, e che cosa pensate di, no, se questa è la direzione giusta, io vedo come Casa delle Agricolture sta facendo delle cose bellissime, delle attività bellissime con i bambini, e credo che se dobbiamo vedere al futuro dobbiamo guardare ai bambini, altrimenti non è facile pensare a qualcosa di positivo per questa nostra terra e comunità. Quindi, che cosa avete da dire, insomma? Cioè, io inizierei innanzitutto appunto con il ringraziare, perché non succede nel nostro comune che appunto sia data attenzione a questo tipo di iniziative, ma succede molto spesso fuori, no? E questa ne è la dimostrazione, ne parlavamo, ne accennavamo prima con Tiziano. E poi la questione qui è un'altra, cioè finalmente si sta discutendo, si sono messi in campo diversi attori, ma non a ridosso di Rurali e della manifestazione di San Giuseppe, della sagra, il sindaco giustamente dice, ma non è una sagra, e io sono d'accordissimo, non è una sagra, per quello che l'hanno fatto diventare le sagre in questo territorio. Noi eravamo qui 4 mesi fa, quando abbiamo iniziato a parlare, a discutere. La prima volta si parlava di autoproduzione, che era la cosa che da subito ha affascinato di più di tutte, voglio dire, ha affascinato noi con Casa delle Agricolture. Perché appunto non è soltanto l'idea, come diceva il sindaco, di lanciare slogan sovranisti, ma è proprio quella di iniziare a far raccontare a questo territorio quello che è in campo agricolo e quello che è stato, non in maniera nostalgica, questo l'hai sottolineato tu Mauro e questo a noi interessa molto. È vero, qui oggi si parlava appunto di conversione ecologica, no? Di quello stiamo parlando, ma si parlava anche di acqua, cioè, elemento fondamentale, il tempo, l'acqua, le farine. Cioè, si è ritornato a parlare di questioni importantissime, e quando appunto con Rocco ne parlavamo, no? Ma
bisogna mettere più acqua nella massa. Per noi era un indice importantissimo, perché stiamo dando valore anche all'utilizzo dell'acqua e a comprenderne anche quanto è fondamentale, non soltanto per la massa, elementi che siano perduti improvvisamente. In 30 anni ci siamo dimenticati dell'importanza che ha l'acqua nell'impastare, come l'importanza che hanno i grani antichi. E tu dicevi, facevi riferimento al tempo, no? Il tempo prezioso, quando ci sentivamo la mattina, ma la massa, perché poi noi eravamo quelli che accoglievano le critiche e andavo in ansia, in agitazione, perché giustamente sia Mauro che Rocco. Scusiamo, ma. No, perché questo è il concetto, qui non. Sì, noi non vogliamo, questo è il principio di base quando siamo parlati di umano, noi non dobbiamo insegnare nulla a nessuno, dobbiamo soltanto qui condividere tutto, e noi stiamo condividendo con voi le preoccupazioni, e quelle preoccupazioni stanno facendo bene. Ti ringraziamo per la disponibilità. Sa che il grande pomeriggio l'abbiamo fatto benissimo, senza problemi. Però diciamo, queste preoccupazioni, infatti a Mauro scherzando dicevo, ma forse è il caso di invitare anche il cardiologo della cooperativa, perché diciamo ne abbiamo fatto uso ricorrente in questi giorni. Però a parte le battute, è proprio questo il senso, no? Abbiamo condiviso, cioè le nostre. Allora, noi innanzitutto il mulino lo inauguriamo il 31, abbiamo aperto soltanto ed esclusivamente perché c'era questo progetto, perché ne abbiamo condiviso le origini in quelle 4-5 appuntamenti, e ne abbiamo condiviso, e sapevamo già che comunque ci sarebbero state difficoltà, però anche lì il sentirsi comunità in questo caso, è il sentirsi chiamato per consigli, anche lì la perlatura del grano, per la prima volta abbiamo iniziato a ragionare sulla perlatura di un grano Cappelli di alta qualità, cioè io il grano che ho visto che avete portato è forse uno dei migliori dell'annata del 2018, cioè anche lì per noi era tutto un discorso nuovo, sappiamo che le macchine, voglio dire, che abbiamo acquistato e che voi avete visto, avrebbero dovuto raggiungere i risultati, ma per la prima volta ci siamo cimentati anche noi, no? E le preoccupazioni erano anche le nostre. Infatti quando ci sentivamo, e oggi che la signora ci ha detto che il pane era buonissimo, ci siamo sentiti diciamo leggeri e rinfrancati anche del lavoro fatto. Però è proprio questo, cioè per noi venire qui e sentire parlare di acqua, di tempo, di farine, di profumi, di pane fatto in questo modo, di grano scompato che conserva una certa robustezza nella masticazione, cioè per noi sono momenti di gioia, ma non saprei nemmeno come descriverli, perché da un lato c'è la professionalità che ci stiamo ricercando all'interno del mulino, dall'altro c'è la voglia dello stare insieme finalmente come comunità allargata, che non si chiude all'interno di Castiglione, che non si chiude all'interno di San Cassiano, ma che finalmente sta insieme e cerca di dare a questo territorio tutto un'identità nuova. Io mi permettete di dire semplicemente una cosa rispetto alle tradizioni e rispetto anche alle altre tradizioni che ruotano intorno al culto di San Giuseppe. La centralità dell'agricoltura deve tornare ad essere l'elemento centrale, appunto. Cioè da questo dobbiamo ripartire, perché altrimenti non avrebbe senso, come ti posso dire, il cliché fotografico e turistico che diamo perché la tavola, il pizza, il merletto più bello dell'altro, a noi non interessa, ma non lo dico perché è per screditare l'impegno nel cucire il merletto, perché quello sono elementi che secondo me devono essere, sono importanti, ma che sono secondari rispetto alla gravità della situazione che stiamo ereditando e che noi invece vogliamo ribaltare in questo momento molto importante che è rurale. Per noi tutti, Casa delle Agricolture, tutti gli elementi ai quali noi abbiamo presentato il progetto di Ruralia, con i quali noi, alla quale noi ci sentiamo legati, diciamo veramente grazie. E lo diciamo perché? Perché appunto capiamo benissimo lo sforzo che, visto che facciamo anche, organizziamo anche da diverso tempo la Notte Verde, capiamo che avere un'amministrazione accanto e non soltanto, come diceva il sindaco, nell'elemento di facciata, nella questione logistica, ma avere queste sfide, che non sono le sfide appunto del Comune di San Cassiano, ma che sono l'insegnamento che si può dare ai comuni vicini e che si deve dare, che si deve imparare anche a cogliere, con anche la sfida
che bisogna sempre, no, avere, cioè avere anche la voglia di migliorare. Noi non riusciamo veramente a dirvi altro che ringraziarvi, perché non è un rapporto nato dalla questione economica che ci lega, ma ci legano queste emozioni. La signora che dice che il pane era buonissimo, per noi è la più grande soddisfazione. Rocco che ci chiama e ci dice il grano, allora non so come cucinarlo, la tensione, cioè, questi momenti hanno fatto sì veramente di costruire questa comunità allargata che arriva fino al capo di Leuca. Perciò sento di dire a tutti voi veramente grazie per aver creduto in questo progetto che è l'unione di comunità che partirà il 31 e che non è ancora partito, che avete dato anche a noi la possibilità di cimentarci su grandi quantitativi. E siete invitati ovviamente tutti, stavolta voi, il 31 a Castiglione. Una cosa, collegandomi al passaggio di quando lei, no? Cioè collegare l'evento o ricollegare l'evento a Monte Avito, no? Ma San Cassiano, l'evento San Giuseppe, nasce perché collegato in origine al mondo agricolo, non solo per la preparazione delle pietanze, dei cibi, dei prodotti da portare sulle tavole di San Giuseppe, ma anche perché San Cassiano, San Giuseppe, ha un altro evento, no? La Fogara, che diciamo, se ne allestivano quattro fino a 43 anni fa, uno per Borgo, uno per Rione, si faceva la sfida di questo rito pagano, che non era altro, no? Che un rito propiziatorio per la nuova stagione, cioè gli agricoltori raccoglievano, noi ragazzini, andavamo a rubare le fascine dai paduli o dai vigneti e via dicendo, per fare i quattro fallo si faceva la sfida, ma era un rito pagano propiziatorio per la nuova annata agricola, quindi in onore sempre del Santo di San Giuseppe. Quindi è tutto, c'è un collegamento dell'evento Tavoli di San Giuseppe, oggi Sagra, probabilmente chi sarà chiamata Sagra, ma per me la Tavola di San Giuseppe portata fuori, e questo grande falò che ha accomunato quattro falò dei provinciatori come rito pagano nel provinciatorio per la nuova, perché si faceva le soglie della primavera, il 18 di marzo, alla vigilia di San Giuseppe. Noi da quest'anno, ecco, aggiungo questo, stiamo cercando di portare, perché poi è un evento ormai diciamo importante, dove si fa anche il preludio stiamo facendo cadere di sabato per dare una rilevanza maggiore e attirare quanta più partecipazione possibile. Prego, scusa, sì. Diceva Carlo Tellini, no? Innovazione è una tradizione ben riuscita, no? Quindi sembrerebbe che si stia imboccando una direzione giusta, no? Quindi l'autoproduzione. E parlando anche prima con Simona Demitri, che poi domani sarà impegnata anche in una passeggiata per far conoscere anche il territorio, perché è importante che anche domani ci sarà un bel po' di gente, e quindi io credo molte volte, io quando c'è molta gente purtroppo me scappo, cioè non è, quindi è importante anche, no, come si sta facendo qui, lavorare sulla conoscenza del territorio, conoscenza anche di altri luoghi che non siano quelli non limitrofi alla Focara o all'approccio consumistico, perché forse la cosa più complicata di tutto questo è ci vogliono anni per cambiare questo modo anche di l'approccio fast, veloce della farina che in pochi secondi deve dare risultato. Quindi un'altra citazione corta è di Enzo Bianchi, che dice: il pane di ieri è buono anche domani, e ogni cosa ha la sua stagione. Quindi l'idea della stagionalità è molto importante, e qui è stata presa, no? Viene presa come esempio. Domani vi saranno anche, se poi semplicemente si può dire domani che cosa accadrà, perché credo che sia importante anche per chi non è di San Cassiano, che cosa accadrà domani, il fatto dei bambini che vengono portati nella una piccola tavola, insomma, quindi prego Simone. Sì, infatti volevo riprendere un po', il professore Franco ha introdotto il legame anche con la scuola, e anche qui è stato avviato un progetto con la scuola dell'infanzia, e infatti lunedì sono stata sono andata a trovarli e ho raccontato loro, insomma, della tradizione della tavola di San Giuseppe, le
tanze che vengono preparate, e facendo vedere loro delle immagini di questi prodotti che vengono utilizzati per le pietanze. E ho portato anche, ho fatto vedere loro il grano che abbiamo utilizzato per la pietanza della tavola di San Giuseppe, hanno toccato il chicco di grano, hanno toccato la farina, quindi diciamo è un primo passo importante. E anche loro domani allestiranno una piccola tavola, la tavola di San Giuseppe, proprio nell'ingresso del comune, e quindi è già preparata per accogliere le pietanze fatte proprio dai bambini. E, prima di introdurre gli domani, innanzitutto questo più tardi ci sarà, appunto, come diceva anche Mauro, l'inaugurazione di questa bellissima mostra, appunto, di Matteo, quindi vi invito dopo magari a tenervi ad accompagnarci, anzi vi accompagneremo fino al MIAB, il Museo Iconografico d'Arte Bizantina, poi ci sarà appunto la performance teatrale, questa rappresentazione teatrale di Stefania. Domani pomeriggio è prevista una visita guidata nel paese, quindi a conoscere sia la Chiesa Rupestre Madonna della Consolazione e altri beni culturali del paese. E il museo resterà aperto fino alle 10 di sera, con la possibilità di visitare anche, appunto, la mostra, che rimarrà appunto allestita fino a maggio. E credo di aver tutto più o meno le iniziative previste. Io direi se vuole dire una cosa, parla. Che cosa sembra abitare i paduri, abitare i paduri, non è abitare i paduri. Cioè, la bellezza di questo, chiamiamolo piccolo, miracolo di comunità, accade perché questa comunità ha una consapevolezza alta, no? Dei valori e dei principi del paesaggio, della sostenibilità, perché sono cose che si sono masticate per tanti anni e diventa quasi facile, anche se non le comprendo, ne intuisco la bontà. Per cui è stato facile parlare con tutti e con tutti trovare una modalità di miglioramento, no? Che significa semplicemente avere il coraggio anche di mettersi in discussione. Quindi abitare i paduri è stato soltanto un'ulteriore voce che si è aggiunta a tante altre, perché forse c'era il momento propizio per poterlo fare. Magari prima sarebbe stato troppo presto e dopo sarebbe stato forse troppo tardi. Quindi diciamo anche la botta di culo, per dire, nel senso della combinazione di fatti. Quindi, e l'altra cosa importante è che una comunità che ha imparato ad ascoltare le persone che vengono da fuori. Ormai sono 20 anni che siamo abituati, no? Chiunque organizza qualche fatto porta un sapere esterno all'interno della comunità e quel sapere esterno è ascoltato come un momento di accrescimento. E questo è una sorta di addomesticamento che abbiamo, no? abbiamo imparato a comprendere che c'è un sapere locale e c'è un sapere esperto che insieme, se si combinano, possono dare delle intuizioni, possono produrre delle idee importanti. E la cosa bella che è accaduta qui è che oggi Castiglione è molto più vicino a San Cassiano. Certo. No? Botrugno è molto più vicino a San Cassiano. Cioè la festa di comunità di San Cassiano è soltanto una festa di tutti. Non soltanto. Quindi, e quando si parla di rete, no? Molte volte ci troviamo a fare queste riunioni, no? Tutti intorno al tavolo, dobbiamo fare rete, poi il giorno dopo è finita la faccenda. Oggi qui abbiamo fatto rete. Ma abbiamo fatto prima la rete e poi ne abbiamo fatto. Esattamente. È stato diverso. E noi oggi ci sentiamo un po' casati. Questo per un lavoro non da pochi, ma da molti anni, sono 13-14 anni ora. Questo aggiungo, mi ricollego a quello che stai dicendo te, forse perché c'è anche la predisposizione del popolo San Cassiano in questo, non da oggi, da sempre. È stata sempre una comunità molto operosa, non lo diciamo perché siamo presenti, non lo di fatto, ma ha saputo cogliere, no, le esperienze e le maestranze o le professionalità che da fuori hanno cercato di portare qualcosa all'interno della nostra comunità. Ne abbiamo fatto tesoro e siamo migliorati ancora di più, no? Tutti. Comunque, insomma, ci tenevo a sottolineare il fatto che però è bello per qualcuno che dia l'input, no? Che dia il là alle cose.
Sì, ma c'è bisogno anche di qualcuno che dopo l'input lo fa. Sì, sì, c'è bisogno di un substrato importante perché puoi far crescere, puoi crescere, cioè, se uno dice una tecchina e far crescere una iniziativa. Sull'uso delle farine, no? Cioè le direzioni non sono prestabilite. Inizialmente avevamo proposto una farina che poi è stata modificata anche in base a quelle che sono le necessità pratiche, no? Quindi alla fine non c'è una direzione, ma ci sono delle visioni, dei suggerimenti che possono essere appunto condivisi con chi praticamente poi si adopera per organizzare la pesca. Abbiamo fatto quattro prove sulla farina per ottenere il risultato migliore. No, assolutamente, ma questo anche e assaggiata. No, questo anche rispetto al ruolo dell'associazione. No, ma infatti, ma questo anche rispetto al ruolo del laboratorio urbano, che è sempre anche difficile, no, cioè, sì, proviamo ad entrare con in contrapiedi in queste questioni in cui c'è una comunità che lavora, no? E noi abbiamo la fortuna, quel laboratorio urbano, di fortuna sfortuna, di intervenire su 7 comuni in cui appunto insomma, ci sono diversi spunti, diverse realtà, no? E quindi abbiamo molto rispetto, insomma, del lavoro di chi poi effettivamente fa le cose. Sì. Andiamo a inaugurare la vostra? Sì, no, voglio dire qualcosa, Rocco, visto che è la turista, quasi. L'oro rosso, ci faccio l'oro rosso, è una cosa bellissima. L'oro rosso, una produzione locale, fa la musica, vede gli autobiede e i palmieri. Quindi lo zafferano. Lo zafferano, sì, viene prodotto con la San Cassiano. Quest'anno abbiamo avuto l'onore di trovarlo, stiamo facendo un esperimento col grano. Avrete modo di associarlo domani sera? Forse cambierete, e zafferano. Va bene, quindi con questa chicca, andiamo a quest'osa. Sì, andiamo a vedere. Impegniamo con Petarali, no? Purtroppo vi lasciamo perché abbiamo un lavoro da fare. Allora.